Allora, io adesso chiedo a Alfonso, che arriva da un tribunale della Repubblica, oltre che da molte inchieste importanti sulla mafia, di fare una cosa che secondo me fino in fondo non ti è mai stato consentito di fare, cioè raccontare come tu arrivi a Roma, farlo di fronte a una platea di persone, militanti, di persone che comunque hanno un'attenzione alla politica, e di raccontare il tuo approccio con Ostia, senza dimenticare la parte, diciamo, per la quale in realtà tu sei stato chiamato, cioè l'assessore alla legalità del Comune di Roma dopo i fatti di Mafia Capitale, provando a fare una cosa che secondo me qui a Ostia è più che mai necessaria, non per nascondere anche le responsabilità del PD, che non mi pare abbiamo mai nascosto, ma la differenza che corre tra la situazione, la vicenda di Mafia Capitale e la vicenda della criminalità organizzata in questo territorio. Perché, lo dico anche a voi, c'è un tentativo di far di tutta l'erba un fascio, e questo è un grande vantaggio che si fa a chi questo territorio lo controlla con metodo mafioso. E la volontà di fare chiarezza, ed è la ragione per la quale faccio questa domanda ad Alfonso, che ha molte più possibilità di me di spiegarlo, anche perché ha lavorato più di me all'interno dell'amministrazione, ripeto, non vuole nascondere le responsabilità politiche del Partito Democratico, ma vuole far sì che l'onta del commissariamento che ha toccato Ostia diventi un'opportunità. Alfonso. Grazie Stefano, faccio finta di non aver capito bene la tua prima domanda e rispondo che sono arrivato a Roma nel 1999, quando dalla Procura di Palermo decido di venire qua, perché in particolare vado come magistrato di collegamento tra la Commissione parlamentare antimafia e il Ministero della Giustizia, perché a Palermo avevo finito di arrestare l'ultimo latitante alla mia lista. Io mi occupavo, quando ero alla direzione di settore antimafia di Palermo, principalmente di mafia militare, di omicidi, di morti ammazzati, di bambini squagliati nell'acido e soprattutto di ricerca di latitanti, dei loro arsenali, dei loro covi. E quando cancello l'ultimo latitante alla mia lista, per tutta una serie di ragioni non mi potevano assegnare Provenzano, che poi fatalità ha voluto che l'arrestasse mia sorella, ma insomma, di famiglia, abbiamo sto vizio di famiglia, ho deciso di venire a Roma. È chiaro che invece poi la domanda di Stefano era come io arrivo a Roma come assessore alla legalità. Fatto è molto semplice, ero l'8 di dicembre, era il giorno dell'Immacolata, io passeggiavo per le vie di San Gregorio Armeno a Napoli, mi arriva una telefonata da parte del segretario del sindaco che mi dice che il sindaco, che io non avevo mai conosciuto fino a quel momento, mi voleva parlare. Il mio nome, scoperto dopo, a Ignazio Marino, era stato fatto da Giancarlo Caselli, che era stato il mio capo a Palermo e che io avevo seguito poi anche in un'esperienza al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. E indica me come persona che potrebbe provare a dargli una mano per rimettere a posto le cose dopo i fatti di Mafia Capitale, dopo che questa città si è svegliata mafiosa. Ma non è che si è svegliata mafiosa perché Pignatone il 3 di dicembre del 2014 ha fatto a scattare un po' di misure cautelari. Questa città purtroppo aveva dei profili dei fatti di mafia, delle associazioni mafiose dentro da parecchio tempo. Io stesso, 2 anni prima di venire qua a Roma nel 1999, nel 1997, avevo fatto un'indagine che riguardava la fuga di Pasquale Cuntrera, il più noto narcotrafficante italiano dell'epoca, uno dei più importanti sulla piazza internazionale, nonché uomo d'onore della famiglia di Siculiana, che era in qualche modo scappato, diciamo così, per una leggerezza dal carcere di Parma.
All'epoca io l'indagine che faccio è molto banale, non avevo nessun elemento su questo signore, faccio un'indagine proprio molto tradizionale, prendo i tabulati delle cabine telefoniche davanti al carcere di Via Burla a Parma, presumendo che lui non avesse, siccome non aveva telefono cellulare, non aveva schede, quindi doveva per forza cercare un contatto tramite questa cabina, è un colpo di fortuna perché becco una telefonata da quella cabina a un numero di Ostia, è quello di Vito Triassi. Mi informo su chi sono i Triassi, sento un po' di collaboratori di giustizia, persone che non avevo mai sentito nominare prima di allora, ero a Palermo, e mi spiegano che i Triassi sono persone legate in qualche modo alla famiglia di Brancaccio, che hanno trafficato in stupefacenti con soggetti come Giuseppe Graviano e Gaspare Spatuzza, per cui la cosa mi sembra molto interessante. Prendo tutti i tabulati dei telefoni dei Triassi, trovo un telefonino intestato a una donna della famiglia Triassi che faceva il percorso, agganciava tutte le celle da Parma a Roma, anzi da prima da Roma a Parma, da Parma a Roma e viceversa. Capisco che la pista è quella giusta, mettiamo sotto controllo un po' di telefoni dei Triassi, ma prima di fare ciò vediamo che c'è un contatto con una cabina telefonica di Fuengirola che in Spagna, a Torremolinos. Nel frattempo, per non sapere né leggere né scrivere, mando lo SCO a Torremolinos, passa mezza giornata e già Pasquale Contrera è in mano alla Guardia Civile spagnola perché l'abbiamo beccato lì immediatamente. Quindi mi rendo conto che Ostia è un posto dove Pasquale Contrera non era un personaggio secondario, era stato l'uomo di collegamento tra i siciliani e i colombiani nel momento in cui la Sicilia, cosa nostra siciliana, aveva il controllo del mercato internazionale degli stupefacenti. Qui stiamo parlando di una persona di altissimo rilievo. Per cui questa è la mia conoscenza di Ostia, già in epoca diciamo non sospetta. Quando poi mi metto a lavorare su Roma, mi accorgo subito di una delle criticità fondamentali. Voglio fare un salto a Ostia, faccio una visita a Ostia dove ero stato in passato perché avevo una mezza intenzione sul piano personale di comprare una casa al mare, da siciliano mi sarebbe piaciuto vedere il mare, ma la prima cosa con la mia ex moglie che vediamo qua è che a Ostia il mare non c'è, conseguentemente ce ne torniamo a Roma e ci scegliamo una casa a Roma, perché a questo punto non vale la pena di vivere lontano dal centro, lontano da quelli che erano i nostri luoghi di lavoro per stare in campagna, ed è un peccato enorme. Purtroppo sì, Ostia non si vedeva il mare, ce ne siamo resi conto subito, immediatamente, e devo dire che fu una grande delusione per me che dalla mia casa di Termini Merese o anche dal mio balconcino di Palermo riuscivo a vedere le isole Eolie, non riuscire qua a vedere nemmeno il mare. Quando arrivo qua voglio fare un sopralluogo perché già subito il comandante Clemente e la dottoressa Matarazzo mi spiegano questo problema che c'è dei varchi, dell'accesso al mare, quindi vengo a fare un salto qua. Vi devo confessare, lo so che è dolorosissimo per un abitante di Ostia perché è il primo meccanismo che scatta, ma ci stai dando dei mafiosi? No, questo io sono siciliano, non mi sento mafioso. Falcone e Borsellino erano della calza e non erano mafiosi. Il problema è prendere atto di quello che ci sta intorno, prendere atto di quello che è la situazione. Quindi quando io arrivo qua, la prima sensazione, ve lo giuro, era il mese di febbraio, la prima sensazione fu quello di essere di una sorta di controllo del territorio e poi anche una assoluta leggerezza o superficialità o scarsa consapevolezza del rispetto delle regole. Lo vidi dalla gente parcheggiata sulle strisce pedonali, non sono dettagli, lo so, lo vidi dal fatto che c'erano i vigili, c'era la polizia e c'erano dei ragazzi che a mio giudizio sembravano un po' sospetti, forse per il mio animo da sbirro, ma stavano assolutamente tranquilli e sereni sulle loro macchine con lo stereo a tutto volume, quindi una sensazione più da Roma, vi devo dire la verità, da Napoli o da Palermo, da Reggio Calabria. Fu una sensazione, solo una sensazione, e non mi affido certo alle sensazioni, però quando comincio a prendere visione delle carte, quando comincio a capire delle cose già prima di avere incarichi su Roma, su Ostia, e mi accorgo praticamente del fatto che tutto sommato Ostia era molto simile alla palude palermitana che avevo lasciato in Sicilia,
nel senso dove il bene e il male si confondevano, dove non sapevi da che parte stava la ragione, da che parte stava il torto, dove stava la legalità e dove stava invece una finta legalità o mirata per ottenere dei risultati. Allora a quel punto comincio a capire che Ostia è qualcosa di più di quello che mi ero rappresentato, non è soltanto il posto dove i Triassi avevano fissato i loro interessi o dove i Fasciani, come poi avevo appreso ovviamente leggendo le carte dell'operazione Nova Alba, avevano un controllo del territorio, dove erano state reinvestiti grandi parti dei capitali provenienti dalla banda della Magliana, che non esiste più, però forse qualche pigone sul territorio ancora ce l'ha qua su Ostia. Non era solo questo, Ostia era qualcosina di più, era in qualche modo, voglio dire, non dico lo specchio di Roma, perché Roma è un'altra cosa, Roma, mafia capitale, è una cosa diversa da Ostia, decisamente diversa, rispondo così anche all'altra domanda di Stefano. A Ostia era proprio questa sensazione della palude, questa sensazione anche di controllo del territorio, ne ho avuto subito un'esperienza, proprio uno dei primissimi giorni che ero arrivato a Ostia come delegato del municipio, dopo le dimissioni di Tassone, dopo la nomina del sindaco, quando volevo vedere l'ufficio tecnico perché volevo capire che fare, se l'ufficio tecnico quello sul lungomare, se era opportuno di demolirlo, se si poteva fare, se si poteva ripristinare, insomma volevo un pochino capire se si potesse fare qualcosa per quell'edificio, che anche quello occultava una parte della visione del mare, e manco passano, vero che ero in giacca e cravatta, quindi in qualche modo visibile, perché non scemo in giacca e cravatta il mese di maggio sulla spiaggia, insomma si nota parecchio. Qualcuno dello stabilimento accanto mi chiede: ma lei che sta vedendo? Io dico: vabbè, l'accesso al mare è libero, sì, quindi mi consenta di farmi gli affari miei e lei si faccia i suoi. Me ne torno in municipio, passano un'oretta, esco a prendere un caffè, mi trovo queste stesse persone che si erano cambiate davanti al municipio e mi chiedono: ma lei è l'assessore che è venuto a vedere il nostro stabilimento? Non significa niente, lo so, come non significa niente il fatto che Virginia Proverbio, nuova direttrice del municipio, appena arrivata qua si trova i vetri della macchina rotta, o come il fatto che Gabriella Saracino, nuova direttrice dei servizi sociali, appena arriva qua si trova un tentativo di violenza sessuale molto brutto che mi ha costretto ad andarla a trovare in ospedale, o come il fatto che Cinzia Esposito, dall'epoca direttrice dell'UAL, si trova minacce in continuazione, si trova Vito Triassi dentro che le dice che non gli può togliere il chiosco della spiaggia delle suore. Tutto questo mi rendo conto non significa niente, sono tutte piccole coincidenze, però ci danno la misura che forse è Ostia. Alzare un pochino il livello d'attenzione su quello che è avvenuto e su quello che accade normalmente, forse sarebbe il caso anche che si facesse finalmente. E questo è opportuno che innanzitutto gli abitanti di Ostia piglino consapevolezza di ciò. Non è bello sentirsi dire: io ho fatto università a Milano e sapete, mi sono laureato all'Università Cattolica, non mi sono solo iscritto. E sapete quanto è brutto sentirsi dire: sei siciliano, sei mafioso. Sicilia uguale mafia. Io ci ho vissuto, ci ho campato questa mia pelle, però avevo una consapevolezza diversa, che noi siciliani avevamo sì dato vita alla mafia, ma ci eravamo anche inventati un modo per combattere la mafia. Cioè quelli che siamo riusciti a far meglio nella lotta alla mafia, con tutto il rispetto del mio mentore e capo Giancarlo Caselli, siamo stati siciliani, perché eravamo quelli che conoscevamo la mentalità, conoscevamo il mondo. Per questa Ostia io speravo che ci fosse uno scatto da parte della popolazione, da parte della gente, di prendere atto di una consapevolezza che i Fasciani qua non erano un mito, che gli Spada non sono un mito, che i Triassi, pur in una posizione defilata successivamente a seguito di mediazione ad alto livello mafioso, non erano un mito, erano persone resistenti che qua avevano fatto il controllo del territorio. Io ho sentito qualcuno che mi ha detto che c'è gente che si è preso il suo sudore, cioè ovviamente che ha dovuto pagare il pizzo. Io non lo so se sia vero, se sia falso, quanto sia fondato o meno, però la sensazione è stata questa, cioè su Ostia una sensazione di un controllo del territorio che non ho visto, a dire la verità, a Roma. A Roma il concetto di Roma è completamente diverso. Roma abbiamo avuto una mafia che in qualche modo ha delle analogie, perché è paludosa anche questa, una mafia che si è formata e che è stata riconosciuta dalla Cassazione dalla fusione di due organizzazioni criminali. L'organizzazione faceva capo a Salvatore Buzzi, che era un'organizzazione che come tante altre puntava sulla banalissima, con tutte le virgolette di questo mondo, corruzione, e un'organizzazione che invece faceva capo a Massimo Carbinati e che al contrario contava molto di più sull'intimidazione, sulla violenza,
sulla prevaricazione. La fusione di queste due organizzazioni in un determinato momento, in particolare nel momento in cui, con una analogia politica con la precedente sotto la giunta Alemanno, che si era, questa fusione che si era creata, aveva dato vita a questo fenomeno di mafia capitale. Fenomeno che, secondo me, è un fenomeno che è stato definitivamente debellato dalla magistratura. Io ritengo, e mi piglio la responsabilità di quello che dico, che mafia capitale non esista più. E ovviamente fin quando questa gente resta nelle patrie galere, questo è meglio, è opportuno precisarlo, perché non è più verificabile in questo momento, anche con gli anticorpi e con gli anestetici che abbiamo messo in atto al Comune di Roma, che questo fenomeno un fenomeno come questo si ripeta. Ovviamente lo stesso non possiamo dire per la corruzione, perché io sono sicuro, mi piglio la responsabilità di quello che dico, che mentre noi siamo qua a discutere, sicuramente un rapporto corruttivo a Roma si sta in questo momento celebrando o concludendo. Questo lo possiamo dire quasi per certo, almeno per quello che ho visto. Ostia non sfuggiva nemmeno a questo meccanismo, è chiaro, è evidente, perché poi ho visto alcune cose, delle procedure, qua la vicenda, per esempio, che a pochi passi da qui, dall'ex scuola Doremi, è una cosa che lascia assolutamente perplessi e allibiti. Una cosa però voglio dirla, anche se non sono stato interrogato. Vedi, il libro di Bonini, di De Cataldo, come il primo del resto, pur essendo un romanzo, ci dà una misura di quella che poi alla fine è la realtà, perché al di là di tutte le critiche che possiamo fare cercando di individuare a quale personaggio Carlo si è ispirato piuttosto che a un altro, una cosa che io ho notato subito a Roma da magistrato, quindi da persona assolutamente non adusa a questo tipo di cose, è stata la mancanza della politica, consentitemelo di dirlo. Cioè, io non ho visto che ci fosse una visione. Quello che ho visto, io da quel poco vedevo un'azione amministrativa assolutamente fuori controllo per tutta una serie di ragioni, in qualche modo gestita dalla palude, gestita dalla criminalità, quello che vogliamo, però che non aveva un obiettivo ben preciso. Cioè, non c'era una visione come vogliamo che Roma sia tra 3 anni, tra 4 anni, tra 5 anni. Che cosa ci rappresentiamo per questa città? Come non ho visto una visione su Ostia. E tornando a Ostia, consentitemelo, ma è possibile che il mare di Roma non abbia dei 5 stelle lusso sul litorale? È possibile che non sia, che il turismo a Ostia sia soltanto un turismo, diciamo la verità, di serie B, quando potrebbe essere il turismo della capitale d'Italia, cioè potrebbe essere la faccia al mare sul Mediterraneo? È vero, io ho provato a portare avanti la mia visione di Ostia, che non era il massimo della vita, semplicemente perché ovviamente coi limiti che avevo da delegato del sindaco, però era quella di ridare il mare, cioè proprio cercare di aprire i varchi che ho aperto, soggetti di critiche, tutto quello che volete, avete tutti perfettamente ragione, però ricordiamoci una cosa, che per la prima volta il Consiglio di Stato, con 3 sentenze, grazie a quello che abbiamo portato avanti, ha riconosciuto la legittimità di quegli accessi al mare. Cioè ha riconosciuto sostanzialmente il diritto dei cittadini romani e non solo di Ostia di accedere liberamente al mare 24 ore al giorno. Questo è quello che ha riconosciuto il Consiglio di Stato. Poi i varchi, per carità, lo so perfettamente, il mio obiettivo non era di creare delle porte in un muro col filo spinato, il mio obiettivo era completamente diverso, era una visione del mare di Ostia, quindi era un'Ostia senza il muro, un'Ostia che fosse veramente la capitale sul Mediterraneo. Questo probabilmente speriamo che si possa verificare, lo dico nell'interesse dei cittadini romani, di tutti i cittadini romani e di tutti i cittadini di Ostia, soprattutto. Però questo è anche un modo per avvicinare Ostia alla città, perché Ostia purtroppo rispetto agli altri municipi ha una peculiarità, che forse è questo che è anche quello che ha consentito che qui si creasse questa palude, che qui le mafie di tipo più tradizionale attecchissero, ha un lungo percorso, una soluzione di continuità con la città, e questa soluzione di continuità andrebbe eliminata come avvicinando sempre la gente al mare, anche durante il periodo invernale, creando una perfetta permeabilità tra Roma e il mare. Ma se anche se tra Roma e il mare, quando tu arrivi da Roma, poi ti trovi il muro, allora al mare non ci arrivi più. Niente, io concludo, ringrazio Carlo per questo ennesimo sforzo editoriale, perché è comunque, al di là della quota grossa sicuramente di fantasia che c'è, credo che abbia messo il dito
nella piaga, quando proprio ha attaccato molto di più rispetto al primo libro la politica, perché è chiaro che, vedete, l'amministratore, il magistrato, il poliziotto, il carabiniere può solo tagliare, non può ricostruire. Noi lavoriamo, una volta mi sono stato criticato per un'espressione pesante che ha detto, col napalm, cicatrizziamo, ma occorre invece che si costruisca dove la magistratura taglia. L'azione di Pignatone, se non è supportata dalla Procura della Repubblica di Roma, di questo ex porto delle nebbie, se non è supportata da un lavoro della politica che costruisca dove, con una visione, con un progetto, dove la magistratura ha tagliato le malerbe ricresceranno, e tutto il lavoro che fa la magistratura e la forza di polizia sarà un lavoro totalmente inutile, e non lo possiamo permettere, perché nella legalità bisogna creare un progetto politico e dare delle risposte ai cittadini, perché se no le risposte ai cittadini saranno sempre le risposte emergenziali che si daranno all'ultimo momento per tamponare, e non saranno quelle che sicuramente ci si aspetta in un paese civile, in un paese moderno. Grazie, grazie Alfonso.